Eccomi con alcuni aneddoti interessanti per voi. Allora, tutti noi abbiamo amato molto Bruce Willis in Die Hard, ma sapevate che fu un altro attore che venne preso in considerazione per il ruolo di John McClane? È stato Richard Gere. Invece per la parte della principessa Leia in Star Wars, la seconda scelta di Lucas era Jodie Foster. Come l'avreste vista al posto della Fisher? In Titanic avete presente la famosa scena del dipinto Zé? Ecco, la mano che disegna Kate Winslet non è di DiCaprio ovviamente, ma è di James Cameron, così come tutti i disegni che sono nell'album di Jack. Django Unchained è stato il primo film in 16 anni in cui Leonardo DiCaprio non ha interpretato la parte del protagonista. Poi, avete presente quando nel Grande Lebowski, no? Guardano lo spezzone del film a luci rosse in cui c'è Bunny, alias Tara Reid? Ecco, la sua amica, che è venuta a fare la doccia, trama quantomeno ridicola, è la pornostar Ase Carrera. Vabbè, questa è per pochi, o per molti, diciamo. Vabbè, è di nicchia. Per finire, si sa che Johnny Depp ogni tanto fa delle spese pazze, e quella sicuramente più eccentrica risale al 2005. Depp pagò 3.500.000 euro per far sparare le ceneri dell'amico scrittore Hunter Thompson da un cannone, costruito appunto per l'occasione, ad Aspen, in Colorado. Dall'opera di Thompson era stato tratto il film Paura e delirio a Las Vegas. Le sapevate?